Nel mese di luglio, buongiorno, questo è il video dei finiti del mese di luglio. Nel mese di luglio ho finito questo olio per il viso di Antipodis e poi anche questo burro corpo Intensive Care di Terra Naturi. Terra Naturi è la marca interna delle drogherie tedesche Müller. Qui c'è scritto Sehr trockene Haut e questo significa per pelli molto secche. C'è un sigillino Natru, poi c'è il sigillino Vegan, che a me assolutamente non interessa per niente. E questo è un burro corpo, teoricamente un burro corpo con dentro burro di karité e burro di cacao. Io l'ho comprato appunto perché c'era dentro il burro di cacao e in questi ultimi anni il burro di cacao in Europa, dentro i prodotti, è diventato cosa rara. L'America Latina è un po' uscita dalle traiettorie, dei prodotti bio europei, nel senso che i prodotti bio europei tendono ad usare ultimamente, più che altro, materie prime provenienti dall'Africa, dall'India, dalla Cina, però non dalla Turchia, per esempio, ma non dall'America Latina, mentre all'inizio del bio provenivano di più dall'America Latina le materie prime. Comunque, questo è l'INCI e vedete che il burro di cacao c'è addirittura ed è presente addirittura nell'INCI prima del burro di karité. Quindi tutto bene per quanto mi riguarda. A me non piace il burro di karité, mentre invece mi piace molto il burro di cacao. E poi questo è teoricamente un burro corpo a base di acqua e di olio di semi di girasole. Già il fatto che ci sia acqua dentro esclude dalla nomenclatura burro corpo, la parola burro corpo, un burro e teoricamente nell'INCI non ci dovrebbe essere l'acqua. Ma poi qui dentro c'erano a proposito 250 ml per un prezzo di quasi 5 euro. Ma poi comunque questo assolutamente non era un burro corpo, ma più che altro una crema, e tra l'altro una crema leggermente untuosa, ma che tutto sommato si assorbe relativamente in fretta, e in nessun caso questa crema era un burro corpo e in nessun caso questa crema è stata adatta a pelli molto secche, come c'è scritto qui sopra. Questa è una crema che si prende cura in modo abbastanza irrilevante di pelli normali e questo è tutto. C'era in questa crema un buon odore delicato di vaniglia e niente, e questo è tutto quello che io posso dire di questa crema per il corpo. Ed è finita nel giro di un mese e mezzo usando questa crema praticamente solo nei fine settimana, perché era in una casa in cui io vado solo nel fine settimana, quindi solo il sabato e la domenica e certe volte il venerdì. Ricomprerei questo burro per il corpo? No, mi è bastato una volta, basta. Invece, per quanto riguarda questo olio per il viso, chi guarda regolarmente i miei video sa che questo olio per il viso va in giro da queste parti e per questo canale ormai da più di un anno. Avevo comprato questo olio in un kit in cui c'erano anche altre cose di Antipodis. E questo olio da subito mi aveva dato sulla faccia una reazione, il perché secondo me è molto evidente ed è perché qui dentro c'è una quantità di oli essenziali che secondo me è un po' troppo consistente e quindi gli oli essenziali danno decisamente fastidio al viso. E mi creava non impurità ma imperfezioni che poi andavano via subito non appena smesso di usare l'olio. Comunque una profumazione fiorata molto piacevole, ma a cui io rinuncio volentieri, preferendo altre profumazioni, se necessario, sintetiche, cioè se necessario. Se sono piacevoli a sufficienza sintetiche, sebbene non tossiche, il sintetico può anche naturalmente essere non tossico e quindi benvenuto, se non fa troppo male all'ambiente, e invece di oli essenziali che, come tutti sappiamo, e chi non lo sa dovrebbe saperlo, possono essere molto molto facilmente neurotossici e in quantità non adatte possono dare seriamente molto fastidio alla pelle.
Ed era questo il caso appunto di questo olio. Quindi io l'anno scorso l'ho usato a più riprese, ho fatto più prove e l'avete visto veramente molto spesso nei miei video. Ci ho ragionato sopra veramente molto perché Antipodis comunque è una marca molto molto nota e molto molto apprezzata e amata, quindi non riuscivo a spiegarmi perché è una marca neozelandese, non so se riuscite a leggere qui. Piccolo piccolo, New Zealand c'è scritto. Non riuscivo a spiegarmi perché su di me non funzionava. Ad ogni modo, come l'ho finito? L'ho finito semplicemente mescolandolo a questa crema per il corpo. E quest'olio insieme a questa crema, ecco, hanno avuto una certa efficacia discreta, anche se non esagerata. Figuratevi un po', olio insieme a crema corpo e tuttavia lo stesso. La pelle non è che ne è risultata più idratata di tanto, quindi questo vi dà già un po' l'idea della non efficacia di questa crema per il corpo di Terra Natura. Comunque piacevole da usare, però non è stata per niente ciò che c'è scritto qui sopra, ossia una crema per pelli molto secche, assolutamente no. Non ricomprerei questo olio per il viso, mai più. Anche se, ripeto, la profumazione è una profumazione fiorata, ylang ylang e altro, piacevole, olio a base di burro e di olio di avocado, anche questa è una cosa molto positiva, però lo stesso, questo olio mi ha creato reazioni sempre, tutte le volte che l'ho usato. Devo dire anche che questo olio sul corpo non è stato più unto di tanto, cioè non ha cambiato più di tanto la consistenza della crema. Io sono una persona che abitualmente mescola gli oli alle creme corpo e solitamente il risultato è che la crema corpo diventa naturalmente più oleosa, no? E questo si sente un po' sulla pelle. E poi ovviamente bisogna dosare, bisogna imparare a dosare le quantità di olio con le quantità di crema corpo. Però in questo caso non c'era nessun tipo di oleosità perché questo olio è quasi scomparso nella crema corpo, quindi questa tutto sommato è stata una cosa positiva perché la crema per il corpo si è spalmata addosso normalmente, come se non ci fosse proprio l'olio. E quindi vabbè, e questo è quanto. E ancora diversi prodotti finiti. Comincio dai doccia schiuma, dagli shower gel. Allora, ce ne sono due di questa marca che è la marca interna dei supermercati Hard Discount Penny, ma anche dei supermercati normali Rewe e Penny. Sono uno la derivazione dell'altro, nel senso che Rewe è la versione supermercatesca per le persone benestanti e Penny è la versione per le persone meno benestanti, ecco, benestanti per niente. Questi due shower gel comunque fantastici, prima di tutto per il prezzo, perché il prezzo è 55 centesimi. Poi per le profumazioni, ormai ne ho provati già alcuni, questa non è la prima volta che vi mostro questi shower gel. E le profumazioni sono certo naturalmente non fatte da oli essenziali, perché questi non sono prodotti eco bio, sebbene abbiano un INCI del tutto accettabile. E sono profumazioni che sono sempre molto molto delicate, non invadenti, che non rimangono sulla pelle dopo essersi lavati, e questo è un segnale positivo che denota la qualità del prodotto, attenzione. E sono sempre profumazioni non scontate, il che per degli shower gel da supermercato è una cosa che ha un suo valore, almeno per quanto mi riguarda. Allora, qui abbiamo la versione lemongrass che può essere usata tranquillissimamente da uomini come da donne perché è una profumazione fresca e completamente piacevole, leggermente, leggerissimamente tendente all'agrumato, ma anche tendente al fresco proprio, al fresco, ma non al fresco tipo deodorante puzzolente da maschi, fresco nel senso un fresco verde, ecco. E poi c'è questa che si chiama Sommerlaune, c'è questo shower gel che si chiama Sommerlaune, ossia umore estivo. E qui abbiamo un profumo molto
simpatico di quasi orsetti gommosi Haribo, un profumo di succhi di frutta esotici, vedete anche qui qual è l'inci. Questi sono gel, tutti e due, e sono gel colorati piuttosto densi, come densità potrei dire quasi gelosa. Per questo si lasciano distribuire con molta facilità su una spugna o su un guanto di crine e si lasciano anche distribuire sul corpo senza andar persi, senza scivolare in un modo che è senza senso nella doccia. Sviluppano una schiuma che non è eccessiva, ma che non è neanche poco. Bastano piccole quantità per lavare tutto il corpo. Sono prodotti assolutamente ottimi, veramente. Adesso ne ho in uso ancora un altro al profumo di Gardenia ed è buonissimo, cioè è il migliore che ho provato finora e soprattutto qui dentro ci sono 300 ml di prodotto, durano un sacco di tempo, usati in più di una persona. Poi qui c'è anche il gel doccia di Alverde in edizione limitata, che Alverde vorrebbe farci credere profuma di rosa, in realtà profuma di prodotti per bambini. Questo gel doccia è eco-bio, costa poco, però qui dentro ci sono 250 ml di prodotto, ossia meno rispetto a questi due shower gel. La profumazione non è soddisfacente perché semplicemente non è la profumazione che ci si aspetta comprando un prodotto che ha questo aspetto. Dicevo, il prezzo è piccolo, però comunque è 1,70 € e quindi è più di 55 centesimi per 300 ml. L'inci è naturalmente naturale, però anche fatto di ingredienti di bassa qualità e soprattutto qui dentro c'è alcol. Non ricomprerei questo prodotto. Di questo prodotto c'è anche la crema per le mani e la crema per il corpo. Assolutamente ne sono stata alla larga perché la profumazione semplicemente è farlocca e perché gli ingredienti sono anche loro un po', cioè perché dovrei spendere soldi per comprare un prodotto del genere. Poi, come crema per il corpo, qui ho finito, ho usato e finito in qualche settimana questa Round Midnight Body Cream di Hey Mountain. Attenzione, attenzione, Hey Mountain è tornato nel senso che il negozio aveva chiuso, era andato in fallimento. Adesso però ha riaperto e ha riaperto naturalmente però con meno prodotti, prezzi più alti e confezioni tutte in vetro e non più in plastica. Non ci sono più tutti i prodotti che erano la bellezza di Hey Mountain e il divertimento di comprare qualcosa sul sito di Hey Mountain. Boh, vabbè. Beh, insomma, questa è la storia personale di una ditta. Questa crema per il corpo aveva una confezione airless di questo tipo, per cui non si poteva capire quando la crema stava per finire. Però naturalmente il flacone diventava sempre di più leggero, leggero, leggerissimo e quindi uno se l'aspettava che stava per finire. È finito in un paio di settimane, quindi assolutamente una quantità troppo piccola. Qui dentro ci sono, credo, 100 ml di prodotto. E una profumazione particolare, unisex. Secondo me pensata originariamente probabilmente per gli uomini, però qualcosa di fresco e leggermente speziato, molto adatto anche alle donne, però non una profumazione che ho preferito in modo particolare. Credo di aver ricevuto questo prodotto in regalo, ma in realtà non mi ricordo, ma non comprerei questo affare. Tanto poi non esiste più. Poi parlando di odori e puzze e profumi, ho finito finalmente questo profumo che era costato al DM giusto giusto 10 euro. Questo è un profumo di una ditta francese, come potete leggere forse qui sopra e forse anche qui dietro, profumo Eco Bio, certificato addirittura EcoCert. Questo profumo è una buggeratura perché i tester durano sulla pelle, mentre invece il profumo vero e proprio che si compra svanisce nel giro di alcuni minuti. Questa è una cosa che non va bene, specialmente per il prezzo rispetto alla quantità.
Comunque la profumazione di questo piccolo profumino era una profumazione leggermente agrumata, ma anche mista a frutti vagamente esotici, una profumazione molto buona. C'era anche un soffio di polpelmo dolce all'interno, una profumazione veramente buona e fresca. Però purtroppo veramente io mi sono vissuta l'uso di questo profumo come il tentativo di usare e consumare una buggeratura proprio, mai più veramente. Cioè, sono contenta di averlo finito. E come l'ho finito, visto che addosso non resisteva neanche 2 minuti, spruzzandolo nel bagno. E anche nel bagno non è che durasse granché, però un po' ha aiutato in un periodo in cui dal bagno arrivavano puzze dal piano di sotto, causa lavori, eccetera, eccetera. Poi ci sono due spray disinfettanti. No, uno è un gel disinfettante e un altro uno spray. Questo spray l'ho odiato proprio caldamente perché, anche se qui c'è scritto hochwirksam, ossia molto efficace, questo spray puzzava tremendamente di alcol. Non dava l'opportunità di massaggiare e disinfettare bene le mani a lungo a sufficienza. Tutte le volte era molto scomodo perché questo tappo cadeva, andava girando e anche lo spray qui non spruzzava bene. Ancora mentre il prodotto si trovava a metà, lui già non spruzzava più bene, quindi veramente un qualcosa che non ricomprerò mai più. Poi c'è questo è di Isana, è un gel disinfettante, ma disinfettante per modo di dire, perché in realtà, anche se qui c'è scritto alcolish, dentro non c'è la quantità sufficiente di alcol per disinfettare realmente. Quindi, boh, una grande quantità, 100 ml. Per poco meno di 2 euro, quindi un prezzo di questi tempi molto conveniente, però bisogna anche dire che da questa confezione il gel, che di per sé era liquidino, usciva con un po' troppa facilità e quindi anche questo è un po' fastidiosetto da usare. Altri finiti del mese di luglio, in realtà questo è un abbattuto quasi, non posso neanche dire un andato a male perché non è andato a male, però è stato abbattuto. Qualcuno infatti ha fatto cadere questo rossetto, io cioè non so chi, e il rossetto si deve essere aperto e deve aver sbattuto per terra e poi la persona l'ha rimesso a posto come poteva e come riusciva e questo è il risultato. Il rossetto, ripeto, non è andato a male, però. E insomma, non è che sia tantissimo in buone condizioni e comunque incomincia ad avere un'età. Era un rossetto che mi piaceva moltissimo. L'unico suo difetto era quello di essere molto molto scivoloso e quindi andava applicato in uno strato molto sottile. Si chiamava numero 30, Precious Red, e niente, era un rossetto molto bello, ma io forse ce n'ho due di questi rossetti e devo vedere dove ho l'altro, che sicuramente è ancora in tonso. Poi nel mese di luglio sono finiti due igienizzanti per le mani. Uno è questo, rosa, carino, simpatico, è comparso all'improvviso durante il lockdown. Nelle drogherie Müller è uno di quelli che costano di meno ed è uno di quelli più piacevoli da usare. È uno spray ed è naturalmente uno spray alcolico. C'è a malapena quello che serve di alcol e al meglio bisogna inondarsi le mani di questo spray. Poi bisogna aspettare una trentina di secondi con le mani inondate di spray e poi bisogna iniziare a massaggiare e pulire. È stato uno spray piacevole, credo di ricordare costi intorno ai 3 euro, che comunque è tanto perché questa è una bottiglina abbastanza consistente. Se mi capita di ricordarmene al Mulle, vorrei ricomprarlo, però man mano che stava finendo puzzava sempre di più di alcol, non ho capito bene perché. Nonostante l'abbiamo sempre agitato, ma insomma, e poi c'è questo è un igienizzante ed è l'igienizzante tipico del DEM, l'igienizzante di balea, questo esisteva anche prima. Questo
Solo che prima esisteva in varie profumazioni, adesso esiste solo questa e spesso va esaurita. Dico questa perché qui c'è una profumazione che è una profumazione un po' da shampoo neutro, però comunque una profumazione aggiunta. Non è un disinfettante, è solo un igienizzante, quindi anche quantità enormi di questo igienizzante non hanno la capacità di disinfettare. Questo una volta costava, mi sembra di ricordare, intorno a 90 centesimi, adesso costa 1,99 € per 50 ml. Comunque rimane uno degli igienizzanti più economici, tant'è vero che io in scorta ne ho diverse bottigliette. Non è il mio igienizzante preferito. Il difetto di questo è che contiene uno scatafascio di glicerina e quindi impappa le mani in una maniera inverosimile. Anche dopo essersi lavati le mani 5-6 volte dopo aver usato questo igienizzante, le mani sono ancora tenacemente impappate di glicerina. Se la copertura, se il coating del virus ha la stessa tenacia della glicerina, io riesco a capire molto bene come fa un virus ad appiccicarsi addosso. Ecco. Nel mese di giugno poi ho dovuto constatare l'andata a male di questo orrendo balsamo per le labbra. Adesso volevo aprirlo e si è anche così smontata la confezione. Boh. Allora, questo era fatto in questa maniera, un momento. Brutto, un balsamo labbra veramente brutto. Qual era il problema di questo balsamo labbra? Semplicemente puzzava di chai latte, che è una bevanda a base di latte, spezie, pseudo indianeggianti, e a me questo odore non è che piace tantissimo, ma poi soprattutto c'era dentro una cascata di brillantini che faceva sulla bocca una patina bianchiccio riflettente. Ed era veramente inutilizzabile. Questo era uscito con il calendario dell'avvento a Natale di un anno fa. Un prodotto veramente orrendo. La marca è al verde. Sono molto felice che sia andato a male perché era veramente inutilizzabile. Nel mese di luglio poi sono finite le seguenti cose. Prima di tutto questo dentifricio, la marca è Terra Naturi. Terra Naturi è la marca ecobio interna delle drogherie Müller. Le drogherie Müller sono una catena di drogherie tedesca. Sono sì, una catena tedesca. E questi sono gli ingredienti. Questo è un dentifricio che ricompro spesso perché costa 1,70 € e dentro c'è tutto. E sapore anche molto simpatico, mentolato, un tipico sapore da dentifricio. Poi, sempre di Terra Naturi, ho finito questa crema per il corpo e qui devo dire purtroppo questa è stata una crema orrenda. Qui ci sono gli ingredienti oppure sono scritti, erano scritti solo sulla confezione? Sì, solo sulla confezione, perché questa crema corpo faceva parte di un cofanetto e nel cofanetto c'era uno shower gel, poi una crema per le mani e poi una crema corpo. La crema per le mani ce l'ho ancora in uso, buona crema, leggera, però comunque buona crema, delicatamente profumata al pompelmo. Lo shower gel, fantastico, veramente uno shower gel che faceva una schiuma vellutata, avvolgente e aveva questo delicatissimo profumo di pompelmo, veramente un ottimo shower gel. La crema per il corpo, boh. Secondo me questa era una crema per il corpo vecchia. Nel senso, questo è un cofanetto nuovo, uscito da poche settimane nei negozi, però secondo me la crema per il corpo era fatta o di resti o comunque era vecchia, perché prima di tutto completamente assente l'odore, come in crema per il corpo o creme in generale profumate con oli essenziali e in giro da anni e anni e il profumo da olio essenziale ormai se n'è andato, è svanito, si è smaterializzato. Ma poi soprattutto per tutto il tempo in cui ho usato questa crema per il corpo ho avuto dolori immediatamente sotto pelle. Questa è una cosa che mi è capitata già in passato e mi capita e mi ricapita solitamente con prodotti che per un motivo o per un altro non sono più da usare, non vanno bene. Eppure, ripeto, il cofanetto è un cofanetto uscito nei negozi solo da alcune settimane. Comunque io ho usato tutta la crema per il corpo, anche perché qui c'erano
solo 150 ml, che per le creme per il corpo da drogheria tedesche sono una quantità, è una quantità relativamente piccola. E negli ultimi giorni di questa crema corpo ho usato insieme alla crema corpo questo olio per il viso alla rosa selvatica, ossia la rosa canina di Alverde. Questo era uscito dal calendario dell'avvento, pessimo calendario dell'avvento di Alverde. Quindi l'ho lasciato stare per un po' e poi ho deciso di consumarlo semplicemente mescolandolo alla crema da corpo sul corpo. Devo dire, è un olio che aveva uno spiacevole odore, per fortuna tenue, di ingredienti cosmetici. Qui dentro non c'era solo la rosa canina, c'era naturalmente olio di cocco idrogenato e c'erano altri ingredientacci su questo tenore. E quindi aveva un odore poco piacevole, però devo dire si assorbiva molto molto velocemente e faceva un effetto vellutato, nel senso questa crema da sola lasciava sulla pelle un effetto asciutto, mediamente idratato, ma non più eclatante di tanto, mentre invece con l'aiuto di questo olio c'era proprio un effetto spiccatamente vellutato. Poi purtroppo nel mese di luglio mi tocca cestinare questi due mascara e questi tre favolosi ombretti. Questi favolosi ombretti di Alverde che si potevano usare perfettamente per fare una base irremovibile su tutto l'occhio e che avevano la famosa, famosa per me, formulazione zuccherata, perché profumata di zucchero e anche con un sapore di zucchero, e purtroppo hanno cambiato consistenza. In realtà la consistenza è diventata perfino migliore perché prima erano molto liquidi, molto fluidi, mentre invece adesso sono diventati, ho già preparato questo da mostrarvi, adesso sono diventati solidi praticamente, scrivono ancora perfettamente queste tre, vedete anche qui sul bordo il colore che si è fermato sullo stecchettino qui è completamente fermo e solido, non è più lucido, non è più liquido e questo è un cambio. Per questo li getto, ma in realtà veramente la consistenza è diventata migliore perché adesso sono come degli ombretti veramente irremovibili e veramente molto molto lavorabili, però non sono più quello che erano originariamente. Questo era un marrone molto intenso, questo un grigio shimmer, e quello che mi piaceva di più era questo perché color savana, come dire. Questo si chiamava numero 30. Laub Boden, quest'altro un ombretto autunnale, niente poco di meno. Questo numero 40 Eiche, un ombretto alberelloso. E poi questo si chiamava numero 10 Metallic Anthracite. Questi altri due mascara, che cosa hanno fatto? Che cosa gli è successo? XXL volume ha un odore leggermente strano, non ha un odore di andato a male, però ha un odore che è diventato diverso rispetto a prima. E poi questo mi dispiace tantissimo perché tra l'altro non è neanche più in commercio. Questo era il mascara per gli occhi verdi di Alverde. E perde pezzetti, cioè quando si apre il tubetto cadono fuori i pezzetti e questo decisamente non va bene. Vi lascio mostrandovi gli applicatori, vi lascio, cioè il video continua, però vi lascio per quanto riguarda questo segmento mostrandovi gli applicatori, incluse le ciglia eventualmente attaccate, l'applicatore di questo, che è il Bright Eyes, il mascara per occhi verdi, e anzi faccio anche una macchiolina di colore sulla mano per ricordare come Alverde intendeva gli occhi verdi. Anche questo mascara è fatto con la formula zuccherata e profuma intensamente, infatti, di zucchero e liquirizia, come molti prodotti di Alverde. Vedete che non è completamente nero, in realtà dentro ci sono anche tantissimi brillantini.
che non so fino a che punto siano visibili, ma insomma era un mascara che mi piaceva moltissimo. E poi vi faccio vedere anche l'applicatore di quest'altro mascara, il mascara XXL. Questo era fatto in questa maniera ed era niente poco di meno che dorato. Vi faccio vedere anche il colore di questo. E il colore di questo era così. Mascara sicuramente particolare. Vedete che vicino al verde si vede che l'altro mascara per gli occhi verdi è violaceo, viola, grigio, quasi nero. Poi vedete anche che questi sono i pezzettini persi dal mascara per gli occhi verdi, dal mascara Bright Eyes. E poi, sempre già che ci troviamo, vi faccio vedere anche qual era il colore di questi tre ombretti. Quello giallo, decisamente poco coprente, quello antracite, argentato, piuttosto shimmer, è molto molto carino. Per mettere in risalto l'occhio e quello marrone proprio intensissimo. Questi come base per tutto l'occhio da sfumare funzionavano in una maniera fantastica, stupenda e ancora ora sarebbero utilizzabili. Infatti, veramente piango. Altre cose finite nel mese di luglio. Allora, prima di tutto, ci sono cose non usate da me, per esempio questo dopobarba analcolico di Anthos, uno dei prodotti di Anthos più apprezzati da queste parti. Questo è un dopobarba veramente particolare perché tra i pochi a non contenere alcol, ad avere un profumo molto forte, però relativamente piacevole, secondo me perfino unisex. Questo può essere usato, come c'è scritto qui, dopo la rasatura per gli uomini, ma per le donne questo può essere un tonico molto molto piacevole da usare, prontamente da ricomprare quanto prima. Poi, sempre non da me, è stato usato questo mitico tubo di Alterra Reinigungsemulsion. Questo l'avete visto milioni di volte nei miei video, la Reinigungsemulsione, l'emulsione che io consiglio, raccomando e regalo per lavarsi la faccia a tutti e quindi ogni tanto la rivedete. Non la vedete usata da me perché semplicemente da un anno sono incatenata alla crema saponata di Uomisa che non finisce mai. E quindi finché non finisco quella, che è costata soldoni molto grossi, non mi vedrete usare altre cose. Questa è una crema simpaticamente profumata di quasi, potremmo dire, tè verde in versione cosmetica, cioè la profumazione convenzionale che si associa al tè verde in cosmetica. È una emulsione bianca da usare con la faccia bagnata, anche se, come mi è stato fatto notare più volte qui sopra, si sono dimenticati di scrivere che l'emulsione va usata a faccia bagnata, quindi c'è sempre chi prova a fare in modo diverso perché tanta gente non è abituata ai metodi tedeschi, non capisce che cos'è un'emulsione per lavarsi la faccia, non riesce veramente ad afferrare il senso di un'emulsione cremosa usata al posto del sapone o della spuma per lavarsi la faccia, e quindi la gente crede che questo sia un latte detergente. Non è, cioè, fatela finita, capite le vostre cose. Poi nel mese di luglio, ho finito, in men che non si dica, questo gel igienizzante per le mani. Questo credo di ricordare di averlo comprato al Rossmann. Ce n'è rimasto poco poco, è molto liquido, puzza moltissimo di alcol. Ne servono grosse quantità da lasciare umide almeno per 30 secondi in modo da avere un'efficacia, altrimenti l'efficacia non c'è. E poi si può cominciare a massaggiare, quindi ne servono veramente molto, ne servono quantità veramente molto molto grandi. E poi sono andata a prendere questo rossetto che è Syrup Waffle e l'ho trovato andato a male. Questo è un rossetto che avevo da nemmeno un anno, è andato a male, puzza spaventosamente di rancido. Quindi non mi addentro nel discorso, però ecco, questo è tutto per questo segmentino.
E poi sempre nel mese di luglio è finita questa crema per le mani e questo era l'ultimo prodotto di questo simpatico set di Terra Naturi che per 4,50 € vi dava una crema per il corpo, uno shower gel e una crema per le mani. La crema per il corpo secondo me era vecchia. Non aveva odore, ne ho già parlato in altri video, l'ho mescolata ad oli per finirla, ma era un prodotto di qualità veramente scadente. Qui tra l'altro vedete, no, qui non vedete gli inci, però qui credo da qualche parte ci dovrebbero essere gli inci, sì. Ecco, la crema per le mani, creme per le mani, lozione per il corpo, gel doccia. Allora, qui vedete gli ingredienti dello shower gel, poi qui vedete gli ingredienti della crema per il corpo e poi qui vedete gli ingredienti per la crema per le mani. Questo set è veramente molto molto economico, l'ha caratterizzato dall'estratto di pompelmo e da una delicata profumazione di pompelmo, tranne nella crema corpo, come stavo dicendo poc'anzi, ma passando lo shower gel fantastico, meraviglioso, veramente un prodotto di altissima qualità, però formulato in maniera molto molto semplice, ma lo stesso è veramente massima resa con il minimo sforzo, il minimo impiego di ingredienti e il minimo prezzo, veramente un prodotto fantastico. Per quanto riguarda la crema per le mani, dicendo che io non sono appassionata di creme per le mani, questa era una crema di tipo leggero che faceva una specie di effetto primer sulle mani, nel senso, e anche sui piedi, nel senso che dava a mani e piedi un aspetto migliorato, naturalmente limitato al tempo che la crema rimaneva sulle mani e poi dopo il successivo lavaggio se ne andava tutto, ovviamente bisognava riapplicare. Però come crema per le mani mi è piaciuta, io però l'ho usata anche sul corpo in quei fine settimana in cui mi sono trovata altrove e non avevo crema per il corpo. Suonano alla porta e quindi ciao. Poi purtroppo considero finita questa acqua termale che invece è piena. Questa è l'acqua termale della marca Sanssouci, che è una marca tedesca che fa cosmetici che non sono interamente naturali, ma che ha al suo interno alcune linee con alcuni prodotti possibili. Questa è l'acqua termale delle terme di Baden-Baden. E perché non va bene? Non va bene semplicemente per il fatto che evidentemente mi è stato venduto questo flacone. Cioè, questo flacone è stato tenuto nel negozio male perché spruzzando l'acqua puzza e quindi c'è qualcosa che non va. Considero questo flacone finito, anche se tenterò di usare questa acqua per inumidire i capelli durante il giorno. Però ripeto, c'è un odore strano, un odore molto molto strano. E parlando di acque termali, c'è anche questa che a me non è piaciuta per niente, per il semplice motivo che screpola tantissimo la pelle. Probabilmente a suo tempo mi è stata venduta anche qui un'acqua che era già vecchia e chissà da quanto tempo giaceva nel negozio in cui l'ho comprata. Qui addirittura c'è scritto azione lenitiva e addolcente, boh, ma quando? Con addirittura un leggero odore, come è normale, sulfureo, perché acqua sulfurea termale. Però veramente non ci siamo. Anche quest'acqua l'ho finita spruzzandola sui capelli. Ecco, questo sapone è stato per vederlo fra alcuni momenti ed è finito praticamente. È stato un sapone, come sapone è stata una piacevolissima sorpresa perché questo è un sapone di Isana. Isana è la marca interna super economica delle drogherie tedesche Rossmann e quindi questo sapone costa sui 30 centesimi. Ed è un panettone di sapone perché è un panetto da 150 grammi, più grande dei soliti panetti un po' così micragnosi.
Non c'è bisogno che mi passiate il termine, me lo concedo da sola. È più grande dei panetti micragnosi Ecobio e tutto sommato ha un inci che per me va benissimo, anche se, attenzione, qui dentro ci sono grassi e derivati animali che insomma non è che vadano, cioè non vanno più di moda e nei saponi ci si può mettere altro, però c'è anche latte scremato, c'è anche miele, cioè questo è un sapone veramente buono, non mi ha screpolato le mani, ha un piacevolissimo odore, veramente piacevolissimo odore. E che altro dire? Essendo un sapone molto grande, è durato molto a lungo. Verso la fine ha mostrato segni di vago cedimento, nel senso che non è più esteticamente carino da vedere perché ingiallisce sui bordi. Però, per esempio, non si è sciolto più di tanto. Non, cioè, è stato molto molto semplice da mantenere tutto sommato. Sicuramente un sapone che io continuerò a ricomprare perché per i bisogni familiari di tutti i giorni è assolutamente perfetto. Ecco, ma vediamo gli ultimi momenti di questo fantastico sapone. Poi invece questo è il suo successore ed è sempre, la marca è sempre Isana, la marca interna del Rossmann, e però questo è il sapone cremoso della linea Sensitive. Possiamo anche vedere qual è la differenza di inci, ma secondo me non c'è una grandissima differenza, non fosse altro per il fatto che questo è migliore come inci, quello al latte e miele, perché contiene veramente miele e anche latte. Mentre invece qui dentro non c'è niente praticamente, l'unica cosa degna di nota è la lanolina che come saprete molto bene se guardate regolarmente i video di questo canale è un ingrediente che mi piace molto e che rispetto soprattutto molto. Però a parte la lanolina qui dentro veramente non c'è niente e costa lo stesso prezzo di quest'altro, ossia una trentina di centesimi. E posso dire già che questo sapone ha un odore antico, orrendo, veramente orrendo, come i prodotti di Anthos, come le creme da viso di Anthos. Forse questo è l'ultimo segmentino di questo video e in questo segmentino ho finito un'altra bottiglietta. Questo mese due bottigliette di gel igienizzante di Balea. Questo non è un gel disinfettante, lo si può chiamare solo gel igienizzante, perché non è in grado di disinfettare. Tuttavia, usandone grandi quantità e lasciando queste grandi quantità ricoprire le mani completamente, mantenendo le mani umide di gel per perlomeno 30 secondi, forse si ottiene un'azione un po' più che igienizzante, anche se non ancora disinfettante. Questo è un gel igienizzante che lascia il tempo che trova. Io ne avevo comprate mesi fa alcune bottigliette e quindi adesso comunque le sto usando. Ma ora, grazie al virus virulento e grazie a tutta la scolarizzazione proprio riguardante la potenza e la micidialità dei virus. Adesso ho capito perché io anche in passato usavo questo come gel igienizzante e mi beccavo lo stesso il raffreddore. Mo' ho capito perché, ed è perché questo da solo non riesce a fare niente. Quindi attenzione, se siete in possesso di bottigliette di questo genere, prima di tutto leggete bene quello che c'è scritto sopra e quello che contengono e sappiate distinguere le varie quantità di alcol, etc., etc. E poi, nella maniera più assoluta, non toccate per nessun motivo il naso, gli occhi, la bocca e l'interno delle vostre maschere se avete le mani ancora sporche di fuori, di atmosfera del mondo e le avete igienizzate solo con questo, veramente.
Poi nel mese di luglio ho finito anche questo. Questo è uno spray profumante. In realtà qui sopra c'è scritto che neutralizza gli odori, però in realtà non funziona tanto bene. Qui c'è scritto addirittura che neutralizza gli odori degli animali e non lo so perché non ho animali. Gli unici animaletti che ho sono di genere umano e quindi e non voglio neutralizzarne gli odori. Dunque, boh, io l'avevo comprato per neutralizzare, non ce la faccio a dire questo verbo in una volta sola, l'avevo comprato per neutralizzare gli odori puzzolentissimi e rivoltanti di cucina che arrivavano dal piano di sotto al piano di sopra tramite buchi nel bagno lasciati aperti da operai incompetenti e da brutte storie idrauliche. Non ha funzionato e quindi che dire? E soprattutto è finito anche molto molto in fretta, però è uno spray che costa anche 90 centesimi. Il fatto che costi 90 centesimi però non lo assolve, per usare un verbo di tradizione un po' così, come dire, religiosa, ed è stato acquistato al DM. Denkmit è la marca inefficace interna del DM. Ma io ormai ho imparato con anche tanti altri prodotti Denkmit del DM, cioè uno si può risparmiare di comprarli perché spreca solo i soldi, costano poco ma sono anche pessimi. E poi purtroppo devo gettare questa crema per il corpo di, come si chiama, di Hey Mountain, che mi era stata regalata mesi e mesi e mesi fa, quando ancora esisteva la ditta Hey Mountain, che poi ha cessato di esistere, che recentemente però è tornata ad esistere, ma in forma rinnovata. E sul sito di Hey Mountain prima funzionava così: con ogni ordine si riceveva in regalo in automatico un prodotto in full size, e sopra c'era scritto Goody, come infatti potete ben vedere. Questa è una crema intensamente profumata di cannella. Cosa succede a questa crema? Due possibilità: o è vecchia, oppure, cioè, è invecchiata velocemente, oppure ha preso, stando all'aria aperta durante l'uso, ha preso spore di funghi e muffe che non ci facciamo mai mancare nei bagni e nelle case tedesche. E quindi da un po' di tempo a questa parte, tutte le volte che uso questa crema, ho reazioni cutanee. Eruzioni cutanee. Un mio amico fonico diceva un'altra cosa, mi fa sorridere ripensarci. Oppure mi fanno male le articolazioni il giorno dopo e dopo alcune ore dallo spalmamento della crema. E quindi, dopo aver fatto diverse prove, dopo aver insistito perché mi dispiaceva, questa è una crema veramente intensamente profumata di cannella e in realtà piacevole da usare, però purtroppo boh, non me la sento più di usarla. E questo è quanto. Infine, incredibile ma vero, ecco ancora un'altra bottiglina di questo gel igienizzante di Balea. E se ne sono accumulate diverse perché questo gel va via molto molto in fretta nel momento in cui si capisce che non è un vero e proprio gel disinfettante e che per ottenere un'azione igienizzante, diciamo quasi sufficiente a sentirsi non ancora sicuri, ma quasi, bisogna versare consistenti quantità di questo gel sulle mani, avvolgerle completamente con il gel e lasciare che il gel agisca completamente bagnato sulle mani asciutte per almeno 30 secondi. E quindi ecco che bottigline dietro bottigline e se ne consuma parecchio di questa robaccia. Comunque questo perlomeno costa poco, perché costa 99 centesimi, non serve neanche a niente, ma insomma. E poi invece ho finito nel mese di luglio, potrei dire finalmente, questo tubo di face e body lotion da uomo della marca Urtekram. Questo è in giro da
perlomeno 2 anni. È stato usato per il viso perché appunto c'è scritto face e body lotion, è stato usato per il viso, è stato usato per i capelli, è stato usato per l'attaccatura dei capelli, qualora ci fossero là dove c'erano screpolature e cose strane. Ed è stato usato interamente per il corpo. E così è proprio interamente per il corpo che ho finito questa crema per il corpo e per il viso e per quant'altro oserei dire. Io devo dire, se questa crema per il corpo fosse da esempio per le altre creme per il corpo di Urtecram, allora incomincerei davvero a voler provare le altre creme per il corpo, perché questa crema è sufficientemente idratante, sufficientemente avvolgente, cioè ha un feeling con la pelle piacevolmente ricco, ma non così ricco da risultare iper super unto. Dopo un po' la crema si assorbe, si asciuga ed è sufficientemente idratante ad un livello che, per esempio, per me che ho la pelle del corpo tendente a screpolature, per me il livello idratante di questa crema va perfettamente bene. L'odore mi è capitato diverse volte anche con uomini di scambiare fra i commenti dei miei video su YouTube osservazioni riguardanti l'odore di questa crema. Dunque, Urtecram fa creme che vengono profumate con oli essenziali. Ora, chi non è abituato agli oli essenziali, agli odori degli oli essenziali derivanti da parti di alberi sempreverdi, generalmente queste persone trovano l'odore degli oli essenziali derivanti da parti da alberi sempreverdi sgradevole, però invece chi conosce già e chi è abituato agli odori dei reali oli essenziali dei sempreverdi riconosce semplicemente con precisione proprio gli oli essenziali e anzi, questa è una profumazione molto particolare, molto piacevole e realmente proveniente da oli essenziali. Questo è quello che c'è dentro questa crema. Vedete che si può leggere sodium ialuronate e poi hexapeptide 11. Questi due ingredienti sono presenti anche nel gel di aloe vera di Urtecram. E a ragione oppure a torto, in modo superfluo oppure in modo utile, dipende poi dall'uso che si intende fare del gel di aloe vera. Qui, per quanto riguarda la crema per il corpo, a me questa crema per il corpo è piaciuta veramente molto. Non c'è bisogno che io ora la ricompri perché veramente ce l'ho avuta dentro casa per dei secoli, perché era partita come crema per il viso da uomo e poi anche per parti screpolate del corpo da uomo, di un uomo, però poi è finita nelle mie mani e io ho continuato ad usarla con vari piccoli utilizzi e per questo è durata un sacco di tempo. Quindi in questo momento per me è importante un po' togliermela di torno, ma non è stato un cattivo prodotto, non è stato un cattivo prodotto anche se verso la fine non ha idratato a sufficienza l'attaccatura dei capelli sulla parte frontale del cranio, ma io credo questo sia dovuto ad altri agenti esterni contingenti e non alla crema, come dire, alla crema itself. E va bene.